Ragazzi, tirate fuori il quaderno. No, però no, non ce l'ho, ha mangiato il cane. Seduti, buongiorno, buongiorno. Ragazzi, silenzio un attimo, vi devo presentare una persona. Vieni pure, Camilla. Questa è Camilla, la nostra compagna. Oh, vieni qua che entri nel gruppo, vieni da noi in fondo. Oh ragazzi, dai su, zitti tutti per favore, che c'è una nuova compagna, portate rispetto. Puoi scegliere se sederti davanti oppure andare dietro. Camilla, io sono il minion Alfredo e ti aiuterò nelle tue scelte da qui in avanti. Oggi ti propongo o al primo banco ragazza brava o all'ultimo banco casinista. Scegli tu. Ok, vado al primo posto. Ok. Ragazzi, vediamo un po', chi mi sa rispondere a questa domanda? Qual è la radice quadrata di 400? 1. È 4, Sì. Come al solito non sai mai nulla. No, prof, è 20. E che ora? Ok, ragazzi, suonate la campanella, 10 minuti di intervallo, ricordatevi che dopo abbiamo la verifica. Certo. Okay. Scusa, non l'ho fatto apposta. Zitti ragazzi, adesso iniziamo la verifica sulla genetica, come ben sapete. Quindi prendete tutti quanti il foglio in mano e iniziamo. Camilla, tu ovviamente non ti preoccupare del voto, non te lo conterò, stai tranquilla. Camilla, ora è un dilemma, l'aiuti e quindi la perdoni, oppure non l'aiuti e quindi ti vendichi? Scegli. Ok, la perdono. Beh ragazzi, consegnatemi i fogli, la verifica è finita. Grazie mille Cami, senza di te non ce l'avrei fatta. Ciao mamma, ciao papà, sono a casa. Ciao Cami. Ciao Cami. Tu bene? Sì. Dai Albi, spegni sta cosa. No, un attimo. Dai che si mangia, è arrivata Camilla. Dai, basta, spegni. Va bene. Quindi, scuola com'è andata? Abbiamo fatto una verifica, ma penso sia andata bene. Ah. Quindi, oltre alla scuola, hai trovato qualche amica, qualcuno? La mia compagna di banco è Vittoria, che mi ha fatto conoscere un gruppo della classe e mi ha proposto di uscire oggi. Oh, inizia a conoscere, bravo, bravo. Gol! Smettila! Allora, posso? Dai, sì, è una bella idea, scusa. Allora, Camilla, tu dovresti recuperare un po' le varie materie che dai da recuperare, lo sai. Quindi adesso non mi sembra il caso di andare fuori, uscire e divertirti. Io direi proprio di no, Camilla. Cami, la mamma ha ragione. Quindi mi spiace, così. Poi magari provo a convincerla, ma sai com'è. Allora non ho fame. Oh, ma cosa è successo? Niente, Albertino, torna a giocare. Vabbè, io... Vabbè. Albertino, ancora a giocare? Eh sì, sono qua da ieri notte per fare il record.
Bravo, bravo Albertino, così ti voglio, bravo. È due giorni che non mangia e gli dici bravo. Mamma mia, guarda. Bisogna usare il bastone e la carota. E papà, sabato posso andare al compleanno di Vittoria? Camille, parliamo io e il colonnello e ti facciamo sapere. Ok, va bene. Quindi, con Camilla cosa facciamo? Deve recuperare le materie, non va. Avanti. Camilla, ho parlato con il colonnello e non vuole, perché devi recuperare. Ma come? Nemmeno una festa posso andare? Ciao Fra. Pronto, ciao Cami. Che è successo? Mamma e papà qualche giorno fa non mi hanno voluto far uscire. E sabato adesso c'è una festa, ma non vogliono che ci vada. Potresti fare qualcosa per aiutarmi? Ah, vabbè, dai, stai tranquilla. Ci penso io. Quei due testoni adesso li parlo io, dai, tranquilla. Grazie mille. Ok, va bene. Ciao. Ciao. Lasciate andare. No, 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 ma tranquilla, non succede niente. Si deve ambientare, deve conoscere un po' di gente. Beh, dai, ora devo andare, scusate, ma pensateci, dai. Va bene, ciao, ciao. Oh, non fare come tuo figlio. Comunque mi ha chiamato Francesca, ma mi ha convinto. La lasciamo andare, ha detto che recupera. Quindi va bene. Ci aveva ragione? Io? Albertino, ma sei ancora lì? Camilla, puoi andare alla festa se recuperi una materia da qui alla serata in cui ci sarà la festa. Oppure puoi non andarci e non studiare. Cosa scegli? Beh, allora studio e vado alla festa. Ragazzi, dai, venite, tutti di là, dai, andiamo. Allora, ragazzi, così non va bene, ma su questo ci lavoriamo. Intanto, domenica è partita importante, vi dico la formazione. Allora, titolari sono Mattia, Vittoria, Arianna, Miriam e Davide. Vi voglio carichi, domenica dovete stracciarli. Ciao, Anto. Ciao, Cami. Che ti è successo, Cami? Domenica volevo giocare nella partita, ma come sempre l'allenatore fa giocare i soliti 5, anche se avevo dato di tutto nell'allenamento. Dai, Cami, tranquilla. Tu basta che ti fai vedere dal tuo allenatore ogni volta che vai agli allenamenti e vedrai che un giorno ti metterà in squadra, non ti preoccupare. Ok, grazie. Allora penso di andarci. Dai, va bene, Cami, dai, andiamo a prenderci qualcosa da mangiare. Ciao Camilla, anche oggi ho due opzioni. La prima, andare alla partita pur sapendo di stare in panchina. La seconda, non andare alla partita rischiando di non giocare più. Scegli. Ok, allora vado alla partita, dai. Dai Davide! Dai Davide! Passa, passa, passa! Dai, dai, passagliela! Vai così! No, dai! Dai, dai. Forza ragazzi, dai! Dai! Dai, dai, passagliela! Dai, ci sei! Dai, dai! Vai! Dai, che ci sei! Il Minion rappresenta la figura di Gesù, pronto ad amarci e consigliarci, ma anche a farci capire qual è la differenza che intercorre con l'altra faccia della medaglia, lasciandoci liberi di scegliere. Nel nostro cammino non ci lascia soli, ma si rispecchia in persone che ci guidano nelle scelte della nostra vita, come in questo caso animatori, famiglia e amici.